Banca del Piceno ha approvato il bilancio 2022 nel corso dell'assemblea dei soci che si è svolta nella sala dei convegni a Castignano. Banca del Piceno, la più grande realtà del credito cooperativo delle Marche e dell'Abruzzo, che nel 2022 ha fatto registrare un utile al netto delle imposte pari a 9,86 milioni di euro, un ulteriore passo in avanti rispetto all'1,15 milioni di euro del 2021. Beh, è anche una grande responsabilità, perché sul nostro territorio di competenza, che va da Porto Potenza a Picena fino a Giulianova, abbiamo l'impegno grande di raccogliere il risparmio e di reinvestirlo su questo territorio. Reinvestirlo significa finanziare le famiglie, finanziare le imprese, dare la possibilità agli imprenditori di crescere, creare posti di lavoro. Quindi abbiamo una grande responsabilità anche in termini di sviluppo del territorio. Questo è un impegno che ovviamente sentiamo particolarmente. Diverso rispetto agli altri anni in questo periodo di crisi dovuta a tanti fattori, pandemia, guerra? Beh, guardi, noi in banca l'abbiamo sentito particolarmente, nel senso che già le assemblee, come vede oggi, ci sono i soci qui, non abbiamo potuto fare le assemblee in presenza. Quindi già ripartire così per noi è un momento di liberazione. E anche da un punto di vista della nostra attività vedo che c'è una ripresa di interesse, se non altro. È chiaro che la crisi si sente, diciamo, i segnali, quelli negativi, li vediamo anche noi, però dobbiamo andare avanti e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, perché, come le dicevo, lo sviluppo del territorio per noi è di fondamentale importanza. Un bilancio positivo che permette alla banca anche di essere una banca solidale. Sì, diciamo che da un punto di vista, per esempio, della sostenibilità, noi nel sociale siamo stati sempre impegnati, finanziamo le associazioni, finanziamo il terzo settore, quindi siamo presenti. Bilancio importante significa poter anche lavorare nel sociale in maniera più presente, più massiccia, e quindi significa anche dare un contributo a quelle persone che sono in questo momento in difficoltà. La Regione Marche nel tessuto economico è una regione ricca? Guardi, noi facendo parte del sud delle Marche siamo quelli che soffriamo di più, anche come banca, perché il tessuto economico, il nostro, è quello che soffre maggiormente. Però noi ci stiamo impegnando per fare in modo, come le dicevo, raccogliere il risparmio e investirlo bene. Significa anche aiutare la regione nella parte sud a crescere e a risalire. Com'è il tessuto economico del sud delle Marche, no? Come teneva a sottolineare il Presidente? Beh, noi ci troviamo su una situazione, diciamo, che è differenziata. Abbiamo, diciamo, l'entroterra nel nostro territorio, dove la nostra banca ha la propria competenza, le proprie filiali, che purtroppo è un territorio che sta soffrendo, perché a partire dal sisma del 2016, lo spopolamento che purtroppo si è verificato, e le difficoltà economiche che si stanno attraversando, è un momento, insomma, non facile per quei territori. Poi abbiamo magari il nostro territorio sulla costa, che è un territorio più vivo, più, dove ci sono, insomma, aziende, dove c'è la parte turistica che, insomma, ha delle buone performance sulle quali, insomma, si può prevedere un futuro un attimino più positivo. È chiaro che noi come banca locale non è nostra intenzione abbandonare anche quei territori dell'entroterra. Noi la nostra presenza continueremo ad averla e ad assistere quelle popolazioni e cercare di fare il possibile per migliorare un po' l'aspetto economico e sociale di quei territori. A differenza magari
ecco, di grandi istituti nazionali che hanno preferito magari lasciare quei territori. La nostra mission, diciamo, è anche questa. Noi siamo una banca di comunità, siamo una banca locale e il nostro compito è quello appunto di far crescere il benessere economico e sociale dei territori dove operiamo. Quali sono le maggiori richieste che arrivano dal territorio, soprattutto dalle piccole imprese? Ma dalle piccole imprese oggi arrivano richieste di credito per un po' sviluppare il proprio business, perciò per investimenti, credito per magari poter avere liquidità per gestire un po' il corrente, l'attività corrente. Poi arrivano richieste anche da famiglie, da persone fisiche che magari acquistano la prima casa e per cui si forma una nuova famiglia. E su questo noi stiamo dando risposte, credo, importanti al nostro territorio. Sono segnali di ripresa in questo 2023? Diciamo che il 2022 ci sono dei segnali di ripresa, anche se chiaramente le varie crisi che si sono susseguite negli anni, a partire dalla crisi del 2008, poi la pandemia, in ultimo è arrivata anche purtroppo questo conflitto russo-ucraino, che certo non ha aiutato in questo senso, ma dei miglioramenti ci sono, diciamo, delle prospettive che possono essere considerate positive ci sono, soprattutto nel comparto turistico, dove noi insomma siamo anche molto presenti in questo senso. Essere la miglior banca del credito cooperativo tra Marche e Abruzzo è un segnale anche di responsabilità. Indubbiamente, noi siamo la banca più grande su questa zona, tra Marche e Abruzzo siamo la banca più grande ed è un segno di responsabilità indubbiamente. Oggi noi presentiamo un bilancio che comunque ci permette di poter assistere il nostro territorio in maniera adeguata. Una banca solida deve essere solida prima di tutto per poter essere poi solidale ed è un elemento fondamentale per noi. Il nostro patrimonio si incrementa con gli utili che noi andiamo poi ogni anno ad accantonare e questo appunto ci permette poi di poter assistere in maniera adeguata i nostri territori. Un bilancio che preme anche le scelte. Indubbiamente, un bilancio che preme le scelte, come lei giustamente mi chiede, perché è un bilancio che oltre ad evidenziare un utile d'esercizio importante, evidenzia degli indicatori di bilancio, che sono quegli indicatori che stanno ad evidenziare che la nostra banca è solida ed è liquida. E questo è un elemento fondamentale oggi. Sappiamo bene purtroppo le crisi bancarie che si sono susseguite negli anni nella nostra nazione. Oggi si stanno avendo all'estero, in America, come sentiamo. Purtroppo poi spesso capita ciò che avviene in America, poi arriva anche in Europa. Noi credo e posso dire con tranquillità che la nostra banca oggi è in grado di affrontare anche queste situazioni di difficoltà, perché ci presentiamo con un lavoro che è stato svolto negli ultimi anni, che è stato appunto teso a rimettere la nostra banca, a portarla a un sistema tale di essere appunto solida, liquida, per poter poi dopo essere presente sul territorio in maniera adeguata.